ottimo, che andate dritti al punto, grazie. E adesso invitiamo Luca Baroni, il direttore Luca Baroni per la rete Gambi, un acronimo per chiamare la rete di Gradara, Pecchio, Monbaroccio e Borgo Pace, insieme per il sostegno alla cultura. Quindi abbiamo appunto questi comuni dove il soggetto capofila è il comune di Gradara. Prego, direttore. Dirigente, buongiorno a tutti e a tutti. La rete, come si è detto, nasce dall'aggregazione di quattro comuni, ma è, penso, già una notizia positiva che già durante le prime settimane di attività altri due comuni hanno chiesto di aderire alla rete. Quindi è un segnale, penso, molto buono che dimostra la bontà della struttura, la bontà dell'idea. I comuni afferiscono tutti a un territorio compatto, coeso, che è quello sovrapponibile, diciamo, al territorio dell'antico Ducato di Urbino, quindi hanno un'unità culturale e territoriale importante. L'elemento, diciamo, coordinatore, il principio alla base dell'istituzione di questa rete è un'idea di creare una rete che unisca i comuni della Riviera Adriatica, che quindi sono interessati da importanti flussi turistici ed economici, ai comuni invece montani delle Marche Alte e Appenniniche. Quindi effettivamente i quattro comuni, che presto speriamo diventeranno sei, sono ripartiti equamente, tre sulla costa e tre lungo la dorsale appenninica. A livello di programmazione, ovviamente metteremo al centro la qualità delle strutture ricettive e museali. Una cosa molto importante che caratterizzerà l'attività di lavoro di questi primi mesi è il fatto che nel 2024 la provincia di Pesaro Urbino ospiterà Pesaro, capitale della cultura. Un appuntamento particolarmente importante, tutti i nostri musei afferiscono a questo territorio, quindi siamo al lavoro per presentare dei progetti di altissima qualità che in questo momento di grande visibilità per le Marche, per la provincia di Pesaro Urbino, vedranno anche i nostri comuni protagonisti con una serie di iniziative culturali, speriamo di livello internazionale. Grazie. Ne siamo profondamente convinti, perché abbiamo avuto modo di conoscere le attività che stanno mettendo in campo, anche perché loro seguono una precisa programmazione che è un po' l'idea che ha fatto vincere il bando dello scorso anno, quindi con una linea proprio di valorizzazione.